la Toscana parte da lì, da quella casa lì gialla. Questa è Umbria. Dietro c'è la strada che passa giù, insomma, e è attaccato. Eravate divisi a metà fino adesso. Sì. Per quasi tre mesi questa piazza è stata il simbolo delle limitazioni anti-Covid. La piazza centrale di Borghetto, come del resto l'intero piccolo paese, è stato infatti diviso a metà. Da un lato il territorio umbro nel comune di Tuoro e dall'altro invece nel territorio comunale di Cortona e dunque Toscana. E qui è Umbria, qui è Umbria e qua è Toscana. Oggi finalmente finisce la quarantena che ha separato famiglie, amici, ma anche strade e addirittura, come in questo caso, piazze. I genitori miei, per esempio, abitano a Terontola Alta, il fratello anche, e quindi fino a stamattina non abbiamo rivisto nessuno. Qual sarà la prima cosa che farà alla fine, insomma, di queste restrizioni? Sicuramente una bella cena con tutti i parenti. Il muro anticontagio in realtà era già stato in parte abbattuto alcuni giorni fa con un'ordinanza della governatrice dell'Umbria Tesei che aveva ricambiato l'analogo provvedimento del presidente Rossi dando via libera agli spostamenti ma solo tra comuni confinanti e tra congiunti. No, io non ho avuto congiunti ma purtroppo questa piccola frazione si trova a essere un po' lontana dai centri dove il centro commerciale, le poste, le banche e molti paesani hanno i loro risparmi nel comune di Cortona perché la banca più vicina a noi sono le banche qui a Terontola e beh, difficoltà di reperire anche del materiale liquido per poter andare a fare spesa. Da oggi finalmente cadono tutte le barriere regionali, sarà così possibile tornare a circolare liberamente in tutta Italia e anche gli aretini potranno uscire dalla Toscana. Arezzo confina infatti con 6 province, 4 delle quali fuori dal territorio regionale. Cadono infine anche le ultime restrizioni alla libertà di movimento delle due enclave aretine in terra romagnola e marchigiana, Caraffello e Sestino.